Amici di Rete 8, buonasera, ben trovati. Speciale trasmissione dedicata alla montagna abruzzese, alla nostra montagna, alla regione, allo sviluppo del turismo invernale. In mia compagnia, in studio, saluto e ringrazio l'assessore regionale al turismo Daniele Damario. Buonasera, assessore. Buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito e grazie per aver accettato il nostro invito al sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato. Buonasera, Di Donato. Buonasera, grazie a voi. E a Desi Bartolotti, Ovindoli, Montemagnola. Buonasera Desi, grazie per essere qui con noi. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Grazie a lei per averlo accettato. Buonasera e buon lavoro a Dino D'Angelo in regia. Assessore, comincio da lei per chiederle quanto la Regione Abruzzo, ha investito, investirà e quanto punta sul turismo invernale sulla nostra montagna. Ma sicuramente il turismo invernale legato alla montagna, legato alla neve, è una fetta importante del PIL del turismo regionale. Regione Abruzzo purtroppo dopo 2 anni, non voluti da nessuno, diciamo l'annata scorsa con lo stop totale causa Covid e l'anno precedente purtroppo un'annata, che non ha visto fenomeni atmosferici favorevoli, c'è stata poca neve, con un piano di promozione importante inteso a rilanciare questo comparto del turismo. Mi sembra che almeno per il momento le cose vadano bene, perché mi sembra, come potranno testimoniare più loro che sono operatori del settore, mi sembra che le cose vadano bene rispetto alle prenotazioni, rispetto alla presenza di turisti sulle nostre piste. È ovvio che c'è ancora tanto da fare, però l'Abruzzo sappiamo bene in quale direzione andare, sappiamo che il turismo legato alla montagna, ovviamente invernale ma anche estiva per quanto riguarda il nuovo modo di fare turismo esperienziale legato ai borghi, legato a tutto l'interno della regione Abruzzo, è una cosa su cui puntare e su cui punteremo. Noi cominciamo a vedere un po' di immagini della nostra montagna, assessore, prima di tornare da lei per parlare appunto di sviluppo e di idee che ha avuto la Regione Abruzzo. Mi ha dato l'assist per il primo giro con Francesco Di Donato, che rappresenta Roccaraso questa sera, essendo il sindaco, e con Desi Bartolotti per Ovindoli, per sapere un po', in riferimento alle parole dell'assessore Di Donato, come sta andando la stagione Roccaraso. La stagione è partita bene, abbiamo una forte domanda di montagna, una forte domanda di neve, una forte montagna di Abruzzo da questo punto di vista e lo stiamo riscontrando e l'abbiamo riscontrato in questi ultimi periodi. Il lavoro fatto è stato un lavoro importante, un lavoro che merita la giusta attenzione a livello di gestione, promozione e quant'altro, soprattutto, come diceva l'assessore, a seguito di un paio di anni molto difficili per la montagna, direi veramente che l'hanno anche in parte compromessa, però la risposta che c'è stata è una risposta importante. Ora dobbiamo soltanto continuare a lavorare su questa direzione e sperare che, ecco, la pandemia ci tenga un po' fuori da questa situazione, diciamo, preoccupante che in questi momenti stiamo vivendo in Italia. Però devo dire che la parte della montagna abruzzese, ma sono la parte, diciamo, di Roccaraso che rappresento, l'Alto Sangro, sta avendo una buona, ottima risposta da questo punto di vista. Innevamento? Com'è a Roccaraso l'innevamento in questo momento? L'innevamento è buono, non abbiamo grandi problemi, siamo riusciti nel primo periodo con le temperature a programmare e a mettere in campo un sistema di innevamento artificiale importante, abbiamo circa il 60% delle viste aperte ed è un dato, diciamo, importante, nonostante le precipitazioni non sono state nevose, non sono state ottimali. E questo è anche un segnale che gli investimenti su questo settore e sulla programmazione dell'innevamento sono fondamentali per lo sviluppo della montagna e per il futuro delle nostre realtà. Da Roccaraso mi sposto ad Ovindoli con il primo giro con Daisy Bartolotti per capire un po', in riferimento a quanto diceva l'assessore, come va questa stagione di ripartenza dopo quello che è successo a causa Covid lo scorso anno. Allora, mi associo al pensiero del sindaco di Roccaraso perché in effetti già dall'estate è partito subito un ottimo segnale di richiesta della montagna abruzzese per le vacanze invernali. Infatti, già verso la fine di novembre avevamo praticamente l'overbooking sia sulle vacanze di Natale, il Capodanno, l'Epifania. E quindi ci ha lasciato ben sperare, insomma, che le persone erano assolutamente interessate a tornare in Abruzzo e forse anche più di prima. Questo è Ovindoli, è intanto la Sì. vostra telecabina.
Questa sì, è la stazione di arroccamento che porta praticamente da valle, che siamo a circa 1500 metri di altitudine, a 1890. E, Quanto è contento la Daisy Bartolotti proprio in rappresentanza di Ovindoli di questo inizio stagione? Noi siamo stati a dir poco felici di questa ripartenza perché abbiamo aperto il 7 dicembre e subito c'è stata un'affluenza importante da tutto il centro Italia, perché è una stazione baricentrica, comoda da raggiungere sia da Roma che da Pescara, da Napoli, dall'Umbria, dalle Marche. E quindi insomma, è stato molto bello insomma, ritrovarsi con tantissime persone che ci conoscono da tantissimi anni e poi incontrare anche volti nuovi, tante persone che probabilmente per via di tante cose prima erano soliti frequentare le Alpi e quindi le stazioni blasonate del nord. Per via della pandemia, e questo diciamo, è un aspetto molto interessante, che è un'occasione che dovremmo cogliere in maniera strategica, stanno scoprendo l'Abruzzo, quindi stanno arrivando ad Ovindoli, ma come penso anche in altre stazioni abruzzese. Quindi è un'occasione importante, strategica, vale la pena appunto di essere attenti, non diciamo così far passare questo treno davanti così, e cercare appunto di approfondire un percorso di programmazione e pianificazione della vacanza invernale in montagna. Ne parleremo diffusamente con Daisy Bartolotti di Ovindoli, così come dell'Alto Sangro con il sindaco di Donato. Torno dall'assessore Damario, perché chiaramente noi parliamo di tutta la montagna abruzzese, quindi parleremo anche del Gran Sasso, parleremo di Campo Felice, di Passo Lanciano, di Pesco Costanzo che abbiamo intravisto prima. Le volevo chiedere ci può riassumere quali sono stati gli aiuti, o meglio le idee che ha avuto la Regione Abruzzo, lei è l'assessore al turismo, per sostenere il turismo invernale? Allora, innanzitutto possiamo parlare anche di aiuti, perché devo dire che come Regione Abruzzo siamo stati anche vicini agli operatori purtroppo duramente colpiti soprattutto lo scorso anno. Vorrei ricordare che come Regione Abruzzo ci siamo subito attivati con una legge che ristorasse gli impiantisti, oltre ai ristori nazionali, ma con fondi regionali per circa 2 milioni di euro, 1 milione di euro dedicati ai comuni, sedi di impianti sciistici, in modo che da poter aiutare gli impiantisti magari a non pagare le concessioni, evitare di pagare le concessioni. Proprio giorni scorsi, ieri o l'altro ieri, abbiamo di fatto emesso le determine di ristoro, questo però con fondi nazionali, sì, delegati alla regione, per quanto riguarda le scuole sci, i maestri di sci per 1,5 milioni, e tra virgolette fra 7-8 giorni usciremo con un bando per ristorare le attività con sede nei comprensori turistici che purtroppo causa Covid hanno avuto dei danni per circa 10 milioni di euro, insomma, che non sono cifre, sappiamo di non risolvere tutti i problemi con queste cifre, però è un aiuto importante. Sicuramente un aiuto importante. Evidente, a questo abbiamo associato un piano di promozione importante per quanto riguarda il turismo invernale, ovviamente sulla carta stampata, sulle reti RAI, sia televisive che radiofoniche. Ovviamente ci siamo concentrati soprattutto sulle regioni limitrofe, insomma, sappiamo benissimo di non poter andare a promuovere le nostre montagne, seppur belle e importanti, però in Trentino, in Veneto, in Valle d'Aosta. Quindi sicuramente ci siamo concentrati con una forte azione di promozione in Campania, in Puglia, in Lazio, in Umbria, nelle Marche, diciamo, queste sono le principali regioni dove si è concentrata la nostra promozione. Abbiamo fatto un investimento importante per la montagna, a cui ne seguiranno altri ancora più importanti. Ci può anticipare qualcosa? Siamo curiosi. No, vabbè, non mi faccio anticipare. Di solito le cose mi piace raccontarle quando le abbiamo già fatte, però sicuramente nei prossimi mesi avremo un'azione di promozione del nostro territorio importante, diciamo, legata alla montagna, legata un po' al turismo in generale, a tutto il turismo, legata alla montagna non solo invernale, che ringraziamo Dio, insomma, già ha numeri importanti, ma per cercare di, quella parola
di cui da circa 20 anni sentiamo parlare di destagionalizzare, quindi di rendere la montagna meta di turismo anche primaverile, estiva, insomma. Ci stiamo concentrando su questa cosa. Quindi diciamo che la regione Abruzzo è ben presente per aiutare il turismo invernale, questo lo possiamo dire senza tema alcuno di essere smentiti? Ma assolutamente sì, e penso che i risultati ci stiano dando ragione per il momento. Penso che i risultati ci danno ragione assolutamente, anche perché sono tangibili, no? Assolutamente sì. Io torno a Roccaraso perché poco fa con Dino D'Angelo stavamo vedendo un po' di immagini proprio di Roccaraso con tanti sciatori in pista. La situazione sviluppo a Roccaraso, cosa ci può dire Francesco Di Donato, che è il sindaco, sia per quanto riguarda questa stagione, ma anche se ha qualche idea già per il futuro? Ma gli investimenti sulla parte infrastrutturale e sullo sviluppo, ripeto, come avevo accennato prima, è il futuro. Noi dobbiamo continuare a investire sulla montagna, investire sul sistema neve, perché come stiamo riscontrando ogni volta che iniziamo una stagione sciistica, la montagna abruzzese crea un aumento di PIL per tutta la regione e non solo per la regione Abruzzo, ma posso dirlo con certezza anche per le regioni limitrofe, Molise, Campania e anche il Lazio. Quindi c'è bisogno di investire risorse importanti. Ora è il momento giusto, è il momento dove la regione Abruzzo sta mettendo in campo vari strumenti, tra cui il CIS, tra cui abbiamo anche lo strumento nazionale del famoso PNRR, è un momento storico importante che dobbiamo cogliere queste opportunità e investirle, portare investimenti nei nostri territori. Noi come Roccaraso, come Altosangro, stiamo investendo su ulteriori impianti di innevamento artificiale e impianti da sci importanti. Abbiamo progetti pronti, attendiamo, ecco, in parte l'ok della regione, che so che a breve arriverà, e dal livello nazionale per poter poi procedere a partire concretamente con gli investimenti. Beh, io interrompo subito Francesco Di Donato perché ha detto arriverà l'ok della regione Abruzzo e quindi sento subito l'assessore Damario che è qui a fianco. Ma mentre vediamo Roccaraso. Sicuramente è un momento importante. Il sindaco faceva riferimento ai fondi del PNRR, anche se devo dire sulla partita del PNRR le regioni in questo momento stanno giocando purtroppo un ruolo marginale rispetto a decisioni più centrali, diciamo. Io ogni tanto discuto anche col ministro, essendo tra virgolette presidente della commissione politiche turistiche della conferenza Stato Regioni, con il ministro Caravaglia, il quale mi ricorda sempre, dice ricordati la seconda lettera che è N nazionale. Però devo dire che noi stiamo in questo momento importante scrivendo tutta la programmazione 21-27, che per l'Abruzzo rappresenta un pacchetto di risorse importanti, parliamo di circa 1,80 miliardi, che sono il doppio della precedente programmazione 14-20, e all'interno di questa programmazione sicuramente troveranno spazio progetti importanti come quelli legati alle infrastrutture legate alla montagna. Ovindoli, in base a quanto dice anche l'assessore, voi state pensando a degli ulteriori sviluppi, state pensando a rinforzare la stazione, se sì come? Allora, assolutamente sì, proprio nello spirito della nostra famiglia, avere sempre uno sguardo verso avanti, e questo è anche soprattutto un dono che dobbiamo a mio fratello Max, che è sempre riuscito a guardare avanti, insomma, con determinazione e anche con una capacità di visione molto interessante. E quindi noi abbiamo tutto l'interesse di portare avanti questa visione, che vuol dire organizzare la stazione sempre meglio, quindi con impianti moderni. Quindi ci occuperemo sicuramente di migliorare alcuni impianti che devono essere velocizzati, perché così è tutto più comodo e più facile. Vogliamo chiaramente offrire, oltre allo sci e discesa, anche un'offerta migliore per quanto riguarda lo snowboard e il freestyle, per cui ci stiamo impegnando per dedicare una zona della stazione per esempio allo slopestyle, al border cross, che qua sulle immagini che scorrono si vede la pista dell'anfiteatro, e quella che sarà principalmente dedicata proprio a queste discipline.
Vorremmo anche potenziare l'offerta delle baite, perché sappiamo perfettamente che la montagna invernale, una stazione di sci, è vista non soltanto per la pratica degli sport invernali, che sono e stanno tornando ad essere visti come degli sport a tutti gli effetti, ma la stazione di sci è vista anche come luogo di ritrovo, luogo di aggregazione, luogo di socializzazione, e quindi l'offerta delle baite è centrale, perché permette alle persone che, diciamo, non amano tantissimo gli sport invernali, però amano proprio il contesto della montagna, quindi salire in quota, godere il paesaggio, il panorama, e fermarsi appunto nelle baite per una degustazione o anche per un pranzo. Questo ha a che vedere anche con un concetto molto importante che bene o male, penso, nell'ultimo anno abbiamo riscoperto, comunque rivalutato a livello turistico, cioè l'Italia vende bellezza, e questa è la nostra risorsa e capacità principale come paese. Sicuramente al nord sono più bravi di noi, o forse più avanti, non so, sono più orientati a vendere una bellezza dedicata al design, allo stile. Noi qui in centro e sud Italia abbiamo soprattutto la capacità di vendere un certo tipo di bellezza che passa attraverso il pittoresco, no? Quindi tutto ciò che è tipico, tutto ciò che è legato anche al contatto, e che secondo me caratterizza fortemente la nostra regione, così come altre zone limitrofe. E vedo che non solo tanti italiani stanno riscoprendo proprio questo tipo di esperienza, che sia, diciamo, d'inverno o d'estate, ma vedo anche un pubblico internazionale che si sta avvicinando, sta tornando ad avvicinarsi proprio per questo tipo di esperienza, cioè un'autenticità che, secondo il mio punto di vista, è prevalente in centro e in sud Italia. E quindi io penso che questa è una cosa che va assolutamente evidenziata, oltre alla necessità di puntare sull'organizzazione e sulla pianificazione sia dell'offerta invernale sia dell'offerta estiva. Noi andremo avanti per quanto riguarda l'inverno sulle idee che vi dicevo precedentemente, così come stiamo valutando insieme all'amministrazione comunale per realizzare un centro fondo più attrezzato anche in zona di Ovindoli, e creare anche, speriamo, insomma, più presto possibile, un ampliamento nella parte alta della stazione, che ovviamente, diciamo, torna utile specialmente in queste condizioni meteorologiche che sono un po' ballerine, e quindi salvaguarda soprattutto i campi scuola, che hanno necessità di una zona più dolce, più, diciamo, più semplice, e che sicuramente, insomma, avremo a disposizione la parte alta della stazione nei prossimi, speriamo, insomma, a stretto giro, nei prossimi anni. Hai anticipato già tante cose, Desi Bartolotti, quindi mi ha tolto un po' di domande per la seconda parte, ma ho tantissime altre curiosità per Ovindoli. Ricomincio il giro con l'assessore Damario, perché in studio abbiamo Roccaraso con il sindaco e Ovindoli con Desi Bartolotti, ma la montagna abruzzese è una montagna che fortunatamente ha tante stazioni che permettono di poter sciare. Io le volevo chiedere un po' qualcosa sulle stazioni di Campofelice, sulle stazioni di Passo Lanciano, Pesco Costanzo che abbiamo visto, il Gran Sasso con Campo Imperatore, la situazione di difficoltà dei prati di Tivo, la regione Abruzzo è a 360 gradi. Ma sì, sicuramente sì, noi abbiamo un progetto importante, sicuramente legato alla Maielletta, a Passo Lanciano, con un master plan, con un progetto di nuovi impianti di risalita. È un progetto che pian pianino sta vedendo la luce, presto partiremo con i lavori legati all'abbattimento e ricostruzione di un fabbricato di proprietà della comunità montana. Eccola Passo Lanciano. Eccola qui. Maielletta. Lì purtroppo, insomma, c'è qualche problema legato un po', diciamo, agli impiantisti che non riescono a far sintesi, c'è un problema storico, però stiamo cercando. Come si risolve? Ce lo può dire, assessore, perché comunque il problema c'è. Come si risolve? Cercando di far leva sul buon senso di tutti e di far capire che viaggiando divisi si viaggia male e spesso non si arriva dove si dovrebbe.
per cui stiamo lavorando anche su questa cosa, anche se è un problema storico, è un problema... Ah, mi permetta solo una cosa, Assessore, perché chiaramente noi stiamo mostrando le immagini della montagna abruzzese, ma molte immagini sono riferite al pre-lockdown, quindi se vedete assembramenti e persone senza mascherine anche vicine ai bar, come in queste immagini, sono immagini di repertorio della nostra montagna e non riguardano chiaramente quest'annata o l'annata precedente. Tra l'altro da qui si vede anche il mare. Prego, l'ho interrotta. No, quindi dicevo, stiamo lavorando su tutte le stazioni sciistiche. È evidente che il compito di Regione Abruzzo è quello di promuovere la montagna abruzzese in generale, non nelle particolari stazioni. Ecco, l'unico problema che abbiamo adesso, esco un attimo, prego, è di fare un appello a tutti di non rovinare questa che si presenta con una stagione, un'ottima stagione, perché purtroppo abbiamo anche notizie di contagi che avanzano in maniera veloce ed esponenziale anche nelle località di montagna, quindi cerchiamo magari a Capodanno di assembrarci un po' meno, perché rischiamo di compromettere l'intera stagione magari per una notte di bagordi che può essere quella del 31. Permettetemi un appello, perché purtroppo abbiamo purtroppo contezza di numeri di contagi anche nelle stazioni invernali, che fino a qualche giorno fa insomma sembravano avere numeri praticamente inesistenti, invece purtroppo con l'arrivo anche dei turisti abbiamo numeri dei contagi che aumentano in maniera pericolosa, e quindi un appello a tutti a prestare attenzione, alle regole di sicurezza, non solo quelle sulle piste ma anche quelle relative al contagio. Quindi dicevamo che il compito di Regione Abruzzo è quello di promuovere l'Abruzzo come sistema, non per le varie stazioni. È evidente che c'è attenzione su qualche problema che stiamo cercando di risolvere, come quello dei prati di Tivo. Ecco, tra un po' arriveremo sul Gran Sasso, però tornando a Passo Lanciano, a cui si riferiscono le immagini, qual è l'idea dell'assessore Damario, l'idea della Regione Abruzzo per permettere lo sviluppo di questa stazione, che è l'unica, o se non è l'unica, una delle pochissime nel mondo dove sci a quota anche 2000 metri, guardando, giri la testa e guardi il mare. Fuschia permettendo. Sì, no, lì c'è già un progetto che non si è inventato l'assessore Damario, che l'assessore Damario sta cercando di portare avanti tra tante difficoltà. È un investimento importante di circa 20 milioni di euro per quanto riguarda la creazione di nuovi impianti e per rendere tra virgolette fruibile Passo Lanciano anche d'estate. Purtroppo Passo Lanciano scontiamo dei ritardi storici, anche lì sulle piste insistono diverse amministrazioni comunali, però è un progetto che va avanti, un progetto finanziato dal master plan, dove ci sono i soldi, c'è la progettazione che va avanti. Ma c'è la volontà da parte di chi gestisce queste due stazioni così vicine? Beh, diciamo che siamo a buon punto. Insomma. Siamo a buon punto. Tempi, secondo l'assessore Damario, se va tutto bene? Beh, diciamo che speriamo di avere tutti i permessi e gli iter a posto, diciamo, entro i prossimi 5-6 mesi, e poi magari durante del 2000, fine 2022 di iniziare con i lavori. Insomma. Prima di andare avanti con le altre stazioni, lei stava cominciando ad introdurre il discorso Gran Sasso, volevo sentire chi di montagna, chi vive H24 in montagna, come il sindaco di Donato e come Desi Bartolotti, una loro opinione su quanto ha detto giustamente l'assessore Damario in merito alla questione della Maiella, che conosce molto bene. Prego Francesco. Ma io penso che l'assessore abbia dettato quelle che sono un po' le linee dello sviluppo di quella straordinaria montagna. È una montagna che caratterizza un po' tutto l'Abruzzo, è unica forse insieme all'Etna in Italia, merita un investimento importante, uno sviluppo importante che fa bene, ripeto, a tutte le stazioni sciistiche abruzzesi, perché noi dobbiamo sempre di più identificarci nella regione Abruzzo e abbandonare un po' quelli che sono i campanili. E devo dire che ultimamente in questi anni questo lavoro è stato fatto grazie insomma all'aiuto regionale, ma è stato fatto anche a una categoria che voglio rimarcare in modo molto forte in questa sede, che è la categoria dei maestri di sci, che hanno voluto identificarsi
nella regione Abruzzo, prevedendo una legge dove è stata istituita la divisa regionale, dove in tutte le stazioni sciistiche abruzzesi c'è il marchio della regione Abruzzo, i colori della regione Abruzzo. Quindi l'idea di andare verso questa direzione è un'idea importante, e anche il sindaco del comune di Roccaraso deve, insieme a Ovindoli, insieme a tutte le altre stazioni sciistiche abruzzesi, fare squadra per sviluppare la regione nella sua complessità, e quindi siamo al fianco della regione Abruzzo per questo tipo di azioni di sviluppo. Desi Bartolotti, sulla questione dei doppi impianti, doppio skipass a distanza di qualche chilometro. Assolutamente deve essere superata questa situazione, e magari fosse, insomma, riuscire anche a realizzare il prima possibile quello che è un sogno di cui si parla da tanti anni, cioè lo skipass regionale, perché questo permetterebbe appunto una vita maggiore di tanti, anche delle piccole stazioncine, no? Perché le persone così sono motivate anche a muoversi e a spostarsi, a organizzare le loro vacanze durante tutta la stagione invernale, alla scoperta delle diverse stazioni di sci. Quindi noi siamo assolutamente favorevoli, infatti condividiamo già diversi anni lo skipass dei parchi con Campo Felice e Gran Sasso, che è un'esperienza molto bella, molto apprezzata, e vorremmo anche estendere questo progetto dello skipass dei parchi alla stagione estiva, siccome appunto come si è detto e a più riprese la montagna, anzi una montagna attrezzata, quindi attrezzata con impianti di salita, è vista in un'ottica di funzionamento il più possibile durante i mesi dell'anno, quindi si sta andando verso la realizzazione di percorsi bike, mountain bike e downhill in tutte e tre le stazioni, e questo potrà permettere appunto uno skipass unico per poter usufruire di diversi percorsi e diversi bike park. Ecco, mi ha dato proprio un'idea importante Desi Bartolotti, che giro subito all'assessore Damario, perché anche di questo se ne parla da tanti anni in Abruzzo, ed è quella dell'idea dello skipass unico per poter sciare su tutte le stazioni sciistiche della nostra regione. Al nord si fa, e si fa spesso, si applica l'idea dello skipass unico. Il pensiero dell'assessore Damario qual è? Ma sicuramente avere uno skipass unico aiuterebbe tantissimo anche la mobilità, come diciamo, interna di chi poi a quel punto può recarsi da una stazione all'altra. Certo che per realizzare questo ci vuole anche diciamo la volontà di tutti gli operatori. Come abbiamo detto, non riusciamo, per il momento non siamo riusciti in alcune stazioni sciistiche a mettere d'accordo impiantisti che praticamente sono a qualche centinaio di metri di distanza. Sicuramente un'idea importante su cui si può lavorare, però c'è bisogno della volontà di tutti. Sicuramente è una cosa importante, però io ritengo che oggi ancora più importante sia promuovere e far conoscere l'Abruzzo. Purtroppo noi quando andiamo fuori Italia già far capire dove l'Abruzzo è un'impresa ardua, perché ovviamente ci sono le mete tradizionali italiane, Venezia, Firenze, Roma. Ma noi non abbiamo nulla da invidiare, però. Assolutamente no, però dobbiamo riuscire a farglielo sapere. Questo è la cosa più importante, perché sono convinto che se riusciamo a portare i turisti anche per un solo giorno in Abruzzo, poi torneranno da soli. Però la cosa importante oggi è far conoscere, far sapere che c'è una regione che può offrire tutto quello che un turista può desiderare. Prima parlavamo di Passo Lanciano, sì, dove sciando vedi il mare, quindi se penso che io dalla mia Francavilla, dove abito, in 25 minuti riesco ad andare a sciare, insomma sicuramente è una bella cosa. È una bella cosa, è un paradiso. È ovvio che dobbiamo far tanta promozione per far conoscere l'Abruzzo. Devo dire che in questi ultimi anni anche per la volontà di isolarsi del turista abbiamo scoperto anche altre mete turistiche in Abruzzo, e purtroppo in qualche caso non siamo stati neanche pronti, o meglio le realtà locali non sono state pronte a ricevere questo nuovo flusso di turisti, che per alcuni versi era anche inaspettato. È evidente che l'Abruzzo ha tutto quello che uno può desiderare.
se partiamo dai 133 km di costa alla montagna, e una fascia territoriale che tra la montagna e il mare, ricca di borghi, di cultura, di enogastronomia. Dobbiamo far sì che il turista si accorga dell'Abruzzo, dobbiamo farlo conoscere sempre di più, ma diciamo che i numeri sotto questo aspetto, insomma, ci cominciano a dare ragione. Anche il discorso dello ski pass unico, però, che diceva Desi Bartolotti poco fa, credo che possa essere un bel incentivo, perché sa, un turista che viene una settimana in Abruzzo con uno ski pass di una settimana può andare assolutamente dove vuole. Sì, assolutamente sì, però ho detto una cosa che non dipende solo dalle istituzioni, ci vuole vediamo anche che dice Roccarasso una volontà degli impiantisti. O Vindoli, immagino questo. Anche Campofelice e Campo Imperatore, sono d'accordo, visto che già c'è uno ski pass per le tre stazioni. Per Roccarasso è un'operazione fattibile, secondo il sindaco? Ma io penso di sì. È chiaro che non è facile mettere insieme tutti gli operatori, diciamo è una bella impresa, però bisogna fare un grosso sforzo di un investimento importante sulla montagna. Io penso che... Qual è questo sforzo? Ma io penso che interverrei su quella che è i costi complessivi di gestione. Il costo della corrente è un costo importante per gli impiantisti, per tutto il sistema neve. I canoni concessori sono canoni importanti, su questo la Regione Abruzzo, devo dire, è stata lungimirante con i ristori a rimborsare gli enti e quindi dando dei vantaggi alle attività, che è stata un'operazione molto, molto, molto importante. E a questo possiamo aggiungere, poi mettendo sul tavolo, anche il fatto che i mestici, essendo operatori del settore importanti, veicolo di promozione turistica importante, a mio avviso dovrebbero avere lo ski pass unico regionale gratuito per tutta la regione. Un'operazione del genere, è chiaro, con la regia della regione, riducendo i costi di gestione, riducendo un po' nella legalità di tutte quelle che sono le disposizioni, ecco, non entriamo nel merito della complessità di quella che è la gestione, però potrebbe trovare un punto d'incontro tra tutte le stazioni e tutti gli operatori. Quindi questa è una proposta che lancio da esperto del settore, mettendo esperto tra virgolette. Sì, sindaco ha detto così, assessore, che cosa dice? Ma sicuramente una cosa, ci possiamo sedere e cominciare a ragionarci, perché diciamo che un ragionamento c'è una cosa di cui si è tanto parlato diverse volte, però realmente nessuno ci si è messo a lavorare seriamente. Sicuramente potremmo, magari appena finita la stagione, sederci mettere tutto intorno a un tavolo e cominciare a vedere come si potrebbe arrivare a questo risultato. Ho detto, il mondo dell'impiantistica di risalita è un mondo complesso, legato a una serie di leggi importanti. Però la regione ha già fatto tantissimo, sì, numeri alla mano per il turismo invernale abruzzese. Sicuramente sì, questo potrebbe essere un ulteriore passo in avanti su cui potremo lavorare. Ho detto, ci vuole la volontà forte di tutti gli operatori, anche privati, a sedersi intorno a un tavolo e vedere, far capire che non tutti gli impianti sono uguali. Guardate, noi quando abbiamo anche discusso di ristori a livello nazionale, abbiamo fatto tanta fatica a far capire che ci sono impianti più complessi, impianti più semplici, che quindi i ristori andavano dati in base alla perdita di fatturato, perché non possiamo paragonare un impiantino per una scuola sci con un impianto più importante come quello di Ovindoli o quelli di Roccarasso. Quindi ci vuole tanta buona volontà, soprattutto da parte degli operatori privati, per capire. Tutti lo capiscono che è un mondo importante, però c'è qualcuno che se ne avvantaggia, qualcuno che deve fare qualche sacrificio, qualche passo indietro, e quindi bisogna essere tutti coscienti dell'utilità di questa cosa, e laddove qualcuno deve fare un passo indietro deve anche essere disposto a farlo. Prima di tornare a Roccarasso e Ovindoli, volevo chiederle, l'avevo interrotta prima perché aveva già parlato della Maiella, sull'altra montagna abruzzese, il Gran Sasso, visto come Campo Imperatore e come Prati di Tivo, perché qui delle problematiche oggettive ci sono. So che la regione ci tiene molto e la regione sta facendo molto. Sì. Campo Imperatore vorrebbe svilupparsi, vorrebbe modernizzarsi e ampliare l'offerta, perché comunque si scia da 2000 metri in su e quindi lì c'è sempre neve naturale importante. Prati di Tivo ha difficoltà oggettive con la gestione degli impianti. Vabbè, che ci può dire? Prati di Tivo è un problema che stiamo affrontando di petto, di difficile soluzione. E so che la regione ci sta mettendo molto impegno. Sì, ci stiamo mettendo molto impegno. Anche lì purtroppo, insomma, c'è una situazione magari
è incrostata col tempo che stiamo cercando di panare con i gestori, insomma, purtroppo sono vecchie ruggini che insomma facciamo qualche fatica a scrostare, però ci stiamo lavorando e penso che insomma, a breve arriveremo anche ad una soluzione. Per quanto riguarda le attestazioni, ho detto, oggi c'è la possibilità, è uno strumento importante con la programmazione 21-27, di poter finanziare nuove strutture. Ci stiamo pensando, ragioneremo con le amministrazioni locali rispetto a progetti importanti. Una cosa importante, spesso si parla di investimenti, però poi magari realmente i progetti pronti, esecutivi, da poter cantierare ce ne sono pochi, quindi un invito anche alle amministrazioni locali a magari investire qualche soldino in più sulla progettazione, in modo che quando passa il treno giusto del finanziamento si hanno già i progetti da mettere sul tavolo da poter finanziare, altrimenti facciamo tante chiacchiere e poi i risultati arrivano. Eccoli Praditi, vuoi immagini di repertorio anche queste? Tra l'altro anche qui c'è un panorama mozzafiato dai Prati di Tivo sulla montagna, il Gran Sasso. La regione Abruzzo ha davvero tanti gioielli, assessore sì. Damario. Assolutamente sì. Mi dice di Campo Imperatore che vogliono lo sviluppo? Ma guardi, qua tutti vogliono lo sviluppo, tutti vogliono parlare di sviluppo, poi bisogna capire come arrivarci, perché dire volere lo sviluppo è una parola semplice che riesce facile a tutti, poi bisogna capire come vogliamo arrivarci, che tipo di investimenti fare. E ho detto, bisogna sedersi in un tavolo tutti, soprattutto le amministrazioni locali, con la regione Abruzzo e gli imprenditori privati, perché in maniera separata non si va da nessuna parte e sicuramente insieme possiamo fare tanta strada insieme. Oggi ci possono essere gli strumenti che consentono questo sviluppo, ci stiamo lavorando e ritengo che nel giro di qualche anno i risultati si vedranno. Ho detto, oggi io però sarei molto più concentrato anche sul discorso di, e lo ripeto per l'ennesima, di promuovere l'Abruzzo, perché non tutti sanno che abbiamo... Allora mi dica una cosa, assessore, la telecamera è quella, se io le dovessi dire perché scegliere l'Abruzzo con il turismo invernale, lei come risponde? Ma sicuramente perché rappresentiamo sicuramente la regione dell'Appennino più attrezzata per fare la felicità di uno sciatore, di un escursionista, di tutti quelli che amano la montagna a tutto tondo. Ritengo che le nostre montagne siano anche ben collegate, quindi facilmente anche raggiungibili. Per, tra virgolette, la professionalità di tutti gli operatori, degli impiantisti, dei maestri di sci che qui sono anche rappresentati, e quindi ritengo che... Ecco Luigi Faccia, lo riconosco dallo stile inconfondibile, il direttore Luigi Faccia, tra l'altro sul canale 11 toccherà proprio a Campo Imperatore, Neve d'Abruzzo, tra poco alle 22.30 vi faremo vedere il 2021 di Campo Imperatore. Prego, l'ho interrotto assessore. No, quindi dicevo, sicuramente l'Abruzzo può rappresentare un paradiso per gli sciatori, è ovvio che noi sappiamo bene quali sono le nostre peculiarità e ritengo che non ci dobbiamo mettere in competizione magari con le stazioni magari anche meglio attrezzate sicuramente delle Alpi, però possiamo essere, data anche la nostra posizione strategica al centro dell'Italia, sicuramente una meta importante per tutte le persone che amano la montagna in tutto tondo e amano sciare in sicurezza e in tranquillità. Le ho rubato tanto tempo, prima di tornare poi la farò respirare un po', assessore, mi dice la cosa più bella e più importante che ha fatto per il turismo invernale la regione Abruzzo? Ma sicuramente, ripeto, un piano di promozione importante che ha dato la possibilità di mettere in mostra l'Abruzzo e le montagne abruzzesi, una cosa che non si faceva da diverso tempo, il fatto di essere stati, come abbiamo già ricordato prima, vicino al mondo imprenditoriale della montagna in un momento di particolare difficoltà legata al Covid l'anno scorso, e quindi abbiamo fatto sentire la nostra presenza, abbiamo fatto sì che gli operatori non rimanessero soli, gli operatori, quindi parlo anche di maestri di sci, delle scuole di sci, non rimanessero da soli ad affrontare un
problema grave come quello della pandemia, che ha di fatto ha messo in ginocchio tutto il comparto, però insomma abbiamo, secondo me siamo stati pronti, efficaci ed efficienti a dare una mano per far sì che si potessero rialzare in quel momento di difficoltà e arrivare a una stagione invernale importante come quella che stiamo vivendo. Questo è Campo Imperatore con mare di neve naturale, è sempre un piacere vedere queste immagini dal Gran Sasso. Io per il momento la ringrazio, Assessore. Adesso io devo un po', tra virgolette, stuzzicare Di Donato e Bartolotti, perché Ovindoli e Roccaraso, che rappresentano qui in studio, sono due stazioni fiore all'occhiello per lo sviluppo. Poi parleremo con lei in chiusura di Campo Felice. Di Donato, ci deve dire qualcosa in più sullo sviluppo, perché voi ogni anno avete un gioiello nuovo, l'ultima telecabina con cui avete, che avete inaugurato, principale al Pallottieri, se non erro, è qualcosa di davvero stupendo. Progetti e idee per migliorare ulteriormente. Noi abbiamo già, lo dicevo prima, presentato alla Regione Abruzzo. Però ne vogliamo sapere proprio nel ne abbiamo dettaglio. Già presentato alla Regione Abruzzo e anche al Governo centrale il nuovo impianto di collegamento tra Roccaraso e la zona alta Pizzalto Aremugna, un progetto importante di circa 50 milioni di euro, un 3S, una funivia, una cabinovia particolare tecnologicamente molto avanzata, viene collegata con la transiberianitaria, con la stazione, quindi rientra perfettamente in quella che è la progettazione, la transizione ecologica e tutti quelli che sono i parametri relativi anche al PNRR, e qualcosa di futuristico e importante anche per la stagione estiva, quindi per il cicloturismo, perché ricordo che Roccaraso è centro federale del cicloturismo, e per quanto riguarda anche tutto l'aspetto relativo anche alla gestione della sicurezza e della protezione civile tra le due zone. Un progetto importante che ha l'ok, diciamo, anche da parte dei palazzi romani importanti, finanziabile e realizzabile, non ci sono vincoli come in altre realtà abruzzesi purtroppo ci sono, quindi non ha un iter molto semplice, siamo in grado, progetto definitivo, siamo in grado di approvarlo e di inaugurarle questa struttura, questo importante impianto nel giro di 2 anni. Manca, ecco, ripeto, un ok dalla Regione Abruzzo, che deve dare l'ok a Roma. Col CIS Abruzzo ci sono le condizioni per poter inaugurare l'opera nel giro di 2 anni, perché, ripeto, e qua se parlo un motivo c'è, è cantierabile nel giro di 1 anno. Dove cosa collegherebbe questa? Collegherebbe la Transiberiana d'Italia, quindi il centro di Roccaraso, dove c'è il campo sportivo, dove c'è la stazione, l'arrivo della stazione, quindi uno può venire da Pescara, da Roma, con gli sci, con la bicicletta, e immediatamente trovarsi sulle piste da sci. Il progetto è realizzabile, ripeto, ha tutte le condizioni e le caratteristiche. Ora ci vuole semplicemente un ok definitivo della politica, e l'amministrazione comunale, gli uffici hanno già dimostrato negli anni di saper spendere i soldi, e li spenderemo senza nessun problema. È un po' più complicata di come lo dice il sindaco, però è un progetto. Prego, prego, ce lo può dire. È un progetto che conosciamo, quello del CIS Abruzzo, anche se purtroppo nel tempo i CIS si sono nati come, diciamo, un acceleratore di spesa. Diciamo che oggi con fondi regionali il CIS non trova copertura economica, ci stiamo battendo, insomma, stiamo lavorando perché possa essere il governo a finanziare questo progetto importante, che, come ricordava il sindaco, sono più di 50 milioni di euro, insomma, non parliamo di bruscolini, insomma, che, voglio dire, con fondi regionali sarebbero impossibili da affrontare. Ci stiamo lavorando, però, insomma, è un po' più complicato, insomma, diciamo che giustamente il sindaco ha cercato di tirare l'acqua al proprio mulino dicendo che è tutto semplice, cantierabile, sicuramente sì, manca una... I soldi. Manca una parte, diciamo, irrilevante, che è la copertura finanziaria. Ci stiamo lavorando, ho detto, sicuramente quello era un progetto legato al contratto interistituzionale di sviluppo, che però purtroppo negli anni, nella precedente amministrazione, non ha trovato copertura. Stiamo vedendo di quale strumento possa dare copertura economica a questo, che è un importante progetto, per l'amore di Dio.
Però ho detto un progetto importante e oggi sicuramente non finanziabile con i soli fondi regionali. Però stiamo anche qui cercando di fare squadra tutti insieme per trovare il canale giusto di finanziamento. Perfetto, mi sembra che la risposta sia chiara e precisa dell'assessore Damario. Vado a Ovindoli perché ride Desi Bartolotti, allora a Desi chiedo, come ha detto Di Donato, di darci qualche anticipazione per l'Ovindoli del futuro. No, sorrido perché mi fa molto piacere, insomma, condividere questo fermento di energie, perché insomma in barba pandemie e anche piccoli, no? C'è tanta voglia, c'è tanto entusiasmo di guardare avanti e di essere propositivi. E come noi vogliamo essere propositivi? Allora, in prima battuta il nostro progetto è quello di proporre la stazione di Ovindoli, una stazione chiaramente di montagna, quindi con un'offerta sempre più allargata per la pratica di diversi sport invernali, tant'è che quest'inverno apriremo la stazione di sci notturna dalle 17.30 alle 20.30 tutti i giovedì a partire dal 6 gennaio per gli appassionati di sci alpinismo, quindi tutti coloro che amano questo bellissimo sport. È stato molto riscoperto soprattutto durante l'ultimo anno, perché non potendo sciare molti hanno fatto questa virata verso lo sci alpinismo. Ma sicuramente è bello lo sci l'alpinismo, e so che voi ci puntate molto a Ovindoli, l'avete detto anche nel corso della nostra puntata di Neve d'Abruzzo. Però noi vogliamo capire dove cercate di sviluppare la stazione, dove farete un nuovo impianto? Allora, perché so che voi volete farlo, questo lo so. Sì, questo è sempre stato un sogno rincorso da tante persone. Mio fratello ci ha puntato tantissimo e si è messo in gioco in prima persona, e l'obiettivo ovviamente è guardare al collegamento con Campo Felice, perché è il sogno di noi, ma anche un sogno, diciamo, atteso da tantissimi anni da tanti frequentatori del territorio. Il collegamento quindi prevede la realizzazione di alcuni impianti in quota e poi, diciamo, tramite lo studio un collegamento più semplice, che porterebbe praticamente su Monte Rotondo, e quindi un collegamento aereo con una funivia o una telecabina permetterebbe agli sciatori con sci ai piedi quindi di muoversi sull'altra stazione, quindi potremmo raggiungere 100 km di piste. E questo è, diciamo, il sogno di tutti quanti noi operatori del territorio, che lavoriamo chiaramente con tutto quello che è il Circo della Neve, ma anche il sogno di tante persone, appunto, che si sono affezionate ai nostri territori dell'Altopiano delle Rocche e che vorrebbero, appunto, questo collegamento. Noi il prossimo anno ci piacerebbe tantissimo, appunto, di iniziare i famosi cantieri degli impianti in quota, e quindi magari la prossima volta che ci incontriamo, insomma, potremo parlare in maniera approfondita, insomma, di questa realizzazione. Però noi ci muoviamo su tante idee, nel senso che per noi è molto interessante offrire una stazione che permette essere un luogo di ritrovo, un luogo di incontro, un luogo di esperienze, quindi esperienze sportive. Noi puntiamo sulla pratica di diversi sport, tra cui, appunto, ricordavo lo sci alpinismo, che è stato riscoperto, tante persone si sono appassionate, e quindi adesso va anche molto di moda fare più sport, e quindi fare lo sci alpino, magari le ciaspole, magari lo snowboard, ma anche lo sci alpinismo. E cosa succede? Che poi magari a primavera, invece di, appunto, magari dedicarsi immediatamente al mare o comunque attività più primaverili in pianura, molte persone tornano sulle montagne abruzzesi proprio per andare a fare queste bellissime esperienze d'avventura con gli sci d'alpinismo in giro sulle montagne abruzzesi, che è un'esperienza bellissima e molto piena, perché poi il paesaggio è stupendo e soprattutto, insomma, è un'attività che ti permette di appropriarti del territorio. Perché vorrei aggiungere una cosa: per me c'è una differenza notevole con i nostri cugini del nord. Le nostre montagne, i nostri Appennini sono bellissimi e sono molto amati, perché sono montagne che ti permettono di raggiungere facilmente la vetta, sei in quota, sei facilmente su in quota, hai la possibilità di sciare tantissime volte con il sole, di godere di questo panorama, di questo orizzonte,
e di questa luce, cosa che non sempre, diciamo, è fattibile e possibile, per esempio sulle Alpi, perché vuoi, insomma, appunto le perturbazioni, vuoi perché sono delle valli chiuse, vuoi perché appunto sono anche pendenze più difficili, più ripide, il dislivello è più è maggiore. Quindi voglio dire, ci vuole anche una certa preparazione per frequentare le Alpi. Da noi invece gli Appennini mettono veramente a proprio agio ed è un'esperienza validissima e molto arricchente, perché permette questo primo approccio alla montagna che facilita proprio sia l'innamoramento ma anche proprio il proseguire, no? Questo interesse per la frequentazione della montagna, per tutto quello che c'è, ma soprattutto per gli sport da praticare. E vedere queste immagini di Ovindoli è davvero molto molto bello, dei Sibartolotti, perché c'è un mare di neve, c'è un'ampia possibilità di scelta su come potersi divertire con il turismo invernale ad Ovindoli. Mancava Campo Felice, più altre piccole stazioni, ma non per questo non importanti, del nostro Abruzzo. Cominciamo con Campo Felice. Da Mario. Sicuramente Campo Felice rientra in quel programma di promozione di tutte le stazioni, magari anche meno blasonate, che però hanno la loro utenza. Anche lì ho detto, ci dobbiamo sedere e anche con le amministrazioni locali e vedere quali sono le strategie di sviluppo che riguardano un po' tutti i convenzori sciistici abruzzesi. Stiamo lavorando per questo, è ovvio che purtroppo non si riesce a fare tutto quello che si vorrebbe, insomma abbiamo bisogno di, come diciamo prima, di risorse importanti. Poi continuano ad andare avanti le immagini. Snowpark di Ovindoli, sì. Detto bene Tesi? Benissimo. Mi ricordo bene. Io confesso di non saper sciare, che è una cosa. A Francesco Di Donato, che oltre a essere un maestro è anche un allenatore, quindi. Assolutamente sì, infatti non so se quest'anno non lo posso, sicuramente approfitterò della sua amicizia. Io sono uno che vengo dal mare, quindi insomma, con gli sport invernali non sono avvezzo, però voglio dire, questa è l'occasione di Donato, sì. Assolutamente sì. Lo prendo come un impegno, quindi vedremo presto di riuscire a colmare anche questa cosa, perché poi parlare di montagne e poi parlare di piste e non saperle usare personalmente è un gap importante. Dicevo, sicuramente stiamo lavorando perché il turismo invernale rappresenta una fetta sempre più importante del PIL del turismo regionale. Sappiamo che c'è tanta strada da fare, sappiamo che l'incremento del fatturato delle stazioni è legato anche all'aumento degli investimenti che si fanno sulle piste, sulla ricettività. Abbiamo ben chiare le idee su cosa fare, stiamo anche cercando i mezzi e gli strumenti economici che possano permettere tutto questo. Insomma, diciamo che la direzione è quella giusta. Ritengo che nel giro di qualche anno sicuramente potremo vedere piste più attrezzate, più appetibili. Credo che la montagna abruzzese nel cuore, assessore. No, assolutamente sì, io sono più legato, diciamo, alla montagna estiva, diciamola così. Ma ne parliamo allora tra un po', vuole dire qualcosa? Sì, no, no. Abbiamo però prima, poi volevo chiedere anche chiaramente di Pesco Costanzo, perché è una stazione vicina, gradevolissima, sì. Saluto l'amico Fausto Tatone. Scanno, c'è sì, Pesca Seroli, sì. Quindi diciamo che sono tante le stazioni abruzzesi piccole ma che comunque garantiscono turismo invernale, vero assessore? Assolutamente, tra virgolette ha citato paesi che io ritengo sono dei gioielli nel vero senso della parola, perché insomma, Pesco Costanzo è un gioiellino della nostra regione, sicuramente è un gioiello di famiglia importante. È ovvio che sicuramente hanno bisogno di investimenti, anche lì c'è un progetto che ci è stato sottoposto, anche lì siamo alla ricerca delle risorse per poterlo finanziare. Sappiamo che insomma ci sono stazioni minori che hanno numeri sicuramente meno importanti rispetto a quello di Roccaraso e di Ovindoli, però sicuramente rappresentano anche quelle potrebbero rappresentare dei locomotori per far sì che sempre più persone scelgano l'Abruzzo per fare turismo invernale. Allora adesso, prima di parlare un attimino del turismo estivo, perché noi chiaramente parlavamo di turismo invernale, abbiamo preparato, io per questo ringrazio Dino D'Angelo in regia, una sorpresa al sindaco Francesco Di Donato. Qual è stato, sindaco, la interrogo, posso? Qual è stato prima del lockdown, prima di marzo 2020, uno dei momenti con maggior audience che ha avuto a Roccaraso?
Beh, diciamo che lo sketch con Checco Zalone è stato... Basta, ho detto già troppo, Checco Zalone a Roccaraso. Mamma! Ma circolo polare artico! Fa freddissimo, va! Più di Roccaraso, di più! E poi cosa ha fatto Checco Zalone a Roccaraso? Si è trovato un po' in difficoltà in mezzo a una bufera e sono andato a soccorrerlo. Diciamo che in quel momento pensavo fosse una delle solite, diciamo così, non vere notizie, perché io ero lì a prestare soccorso un po' a tutti quanti. Sono andato, effettivamente era lui. E poi il sindaco della Lega. E poi ha acceso il telefonino e ha fatto quello che ha fatto, insomma, che ha avuto un successo enorme sui social e in giro per tutta Italia, insomma. Vado questa volta a ospiti invertiti, perché vorrei la conclusione poi con l'assessore Da Mario. Ovindoli l'estate, Roccaraso e l'Alto Sangro l'estate. Ovindoli l'estate, Bartolotti. Ovindoli l'estate, appunto, continuiamo su questo progetto di aprire la stazione alle attività di montagna estive, quindi escursionismo, percorsi mountain bike. L'e-bike è diventato appunto uno sport molto amato e molto seguito, per cui diciamo è più facile anche per tante persone avventurarsi in montagna con questa bicicletta che mette diciamo molto a proprio agio. E vogliamo potenziare anche alcuni rifugi che sono in quota, e questo perché appunto una delle mete, una delle cose che si desidera più fare in montagna è proprio raggiungere una quota e soprattutto un rifugio che è simbolo proprio della montagna estiva. E potenzieremo sicuramente delle altre attività collegate sicuramente alla zona del Parco Avventura, che è un'attività molto amata, molto ricercata, che piace moltissimo alle famiglie, piace tantissimo anche ai ragazzi, e quindi nel complesso l'obiettivo è quello di realizzare una stazione, una località turistica per le famiglie e per diciamo una fascia di età adulta, giovane adulta, che vuole fare outdoor in montagna, quindi tutte le attività estive, ma anche apprezzare l'autenticità e la bellezza dei nostri tipici borghi di montagna, dove oltre diciamo un'architettura molto particolare, noi abbiamo questo dono di essere molto ospitali. Di Donato, l'Alto Sangro l'estate. Alto Sangro l'estate è tutto, è tutto, perché abbiamo Roccaraso con il pattinaggio, come la sede lo abbiamo visto anche di mondiali. Assolutamente. Abbiamo il centro estivo, il centro federale del cicloturismo, abbiamo Rivisondoli adesso con la nuova pista d'atletica che aggancerà quest'altro segmento importante, Castel di Sangro, calcio, tennis, pesca, lo abbiamo visto Napoli calcio negli anni, insomma è un territorio abbinato ecco con l'apertura degli impianti invernali, estivi, degli impianti da sci anche l'estate, con feste internazionali degli gnomi, quindi bambini, famiglie, sport, veramente nell'Alto Sangro non ci si annoia ed è un fiore all'occhio per la regione Abruzzo, e per questo, ripeto, dobbiamo investire tantissime risorse nelle infrastrutture, perché dobbiamo crescere ancora di più, e mi rivolgo sempre all'assessore con affetto e con gratitudine. Assessore, visto che gliel'ha detto con il sorriso di Donato, ha lanciato l'ultimo spot per il CIS, giustamente il sindaco, e giustamente fa bene il proprio lavoro. Ma sicuramente, dicevo, la montagna, parte il tutto ciò di cui abbiamo parlato legato allo sci, sicuramente rappresenta una chiave di sviluppo turistica anche diciamo nel periodo estivo. Noi su questa cosa ci stiamo lavorando. Devo dire che se c'è stato uno dei pochissimi aspetti positivi del Covid è quello che ha permesso a molte persone che magari per la sola volontà di isolarsi, di non assembrarsi, ha riscoperto mete turistiche in montagna, non solo quelle blasonate come possono essere sicuramente l'Alto Sangro oppure Ovindoli, ma anche delle piccole realtà, dei piccoli borghi che più hanno bisogno di questo nuovo fenomeno. Noi ci stiamo attrezzando in questo, Abruzzo Bike Friendly, Abruzzo Trekking Friendly, Pesco Costanzo by Night.
Pesco Costanzo, ho detto, è uno, secondo me, uno dei gioielli. No, queste dicevo le immagini. Sì, sì, no, ho detto Pesco Costanzo, sicuramente vedevo le immagini, è uno dei gioiellini sicuramente d'Abruzzo. E dicevo che su questa cosa noi dobbiamo puntare. Tra virgolette, oggi la parola d'ordine rispetto a tutte è sostenibilità. Forse non ce ne rendiamo conto neanche noi, ma diciamo che forse come Abruzzo noi siamo già un modello italiano e forse europeo di sostenibilità, perché poi non dobbiamo dimenticare che uniamo tre parchi nazionali, cioè la Regione Verde d'Europa, diciamo un parco regionale, una miriade di aree protette, a un tessuto industrializzato che è il più grande del centro-sud, e quindi già unire queste due cose senza che si diano fastidio, secondo me è un modello di sostenibilità di cui spesso non ci rendiamo conto neanche noi. Stiamo lavorando su questa cosa, ci rendiamo conto che il turismo anche per i prossimi anni avrà il compito di creare quei posti di lavoro che purtroppo inevitabilmente, anche dovuto all'evolversi rispetto al green, anche per quanto riguarda l'automotive, quindi ci sarà un prezzo da pagare, e sappiamo che quei posti di lavoro dovranno essere creati e rimpiazzati dal turismo, insomma. Io vi ringrazio per questa lunga e piacevole, spero, chiacchierata di un'ora sulla montagna abruzzese. Proprio in chiusura, 20 secondi, mi può rispondere Di Donato dei Sibartolotti. Ci chiedono tanto sull'assicurazione per lo ski pass, magari ci può rispondere Desi Bartolotti, che è proprio degli impianti di Ovindoli. Come funziona? 20 secondi, Desi, che dobbiamo chiudere. Molto semplice, dal 1 di gennaio è obbligatorio l'assicurazione per tutti coloro che sciano e che fanno snowboard su tutte le stazioni d'Italia, e quindi si può comprare direttamente sul posto, quindi presso le biglietterie delle stazioni sci, con lo ski pass, oppure ci si può organizzare con la propria assicurazione, ovviamente responsabilità civile, quindi danni contro terzi, e in maniera tale che, diciamo, viene evidenziato sulla propria assicurazione l'attività sportiva dello sci come pratica, appunto, svolta. Grazie, noi il countdown mi dice 13 secondi, quindi siamo stati precisissimi con i tempi. Grazie alla preziosa regia di Dino D'Angelo, grazie all'assessore regionale al turismo da Mario, grazie al sindaco, grazie, di Roccaraso Di Donato, e a Desi Bartolotti per Ovindoli Monte Magnola. Grazie a voi, amici da casa, amanti della montagna, che ci avete seguito da casa. Venite a sciare in Abruzzo, sci di discesa, sci di fondo, snowboard, perché la montagna abruzzese è davvero bellissima. Buonanotte.